Abbiamo il focus della giornata con Pietro Pacello. Accennavo poco fa una correlazione. Perfetto, eccola qui, è apparsa in sovrimpressione. Oro e dollaro, Pietro. Ce la vuoi mostrare graficamente questa correlazione? Molto volentieri, è un qualcosa che molte persone trascurano. Chiaramente siamo tutti affascinati dal metallo giallo l'oro, però dimentichiamo, qualunque sia o possa essere la logica di investimento che guida evidentemente queste nostre valutazioni operative sull'oro, che sia trading, che sia investimento di lungo, dimentichiamo un aspetto fondamentale, ossia il fatto che l'oro è quotato in dollari. E quindi sappiamo che storicamente, lo vedete da questo grafico che adesso sto un po' enfatizzando, in verde il dollaro, in arancione il gold, beh, abbiamo una cosiddetta correlazione inversa o negativa, se preferite. Ad ogni rafforzamento del dollaro segue una discesa dell'oro e viceversa. Quindi un consiglio che mi sento dare, veramente davvero un trucchetto per operare bene sul gold, qualsivoglia, lo ripeto, sia l'orizzonte temporale di osservazione, è questo. Non comprate oro se il dollaro sta salendo, perché l'oro in quel caso scenderà, e invece state molto attenti all'oro quando il dollaro inizia a scendere. Si è visto molto bene la forte decelerazione del dollaro da ottobre dell'anno scorso in poi, col dollaro che ha perso una decina di punti percentuali, che si è automaticamente poi ribaltata in un movimento eclatante al rialzo dell'oro. E a testimonianza di questa perfetta correlazione inversa, vi faccio notare una cosa molto simpatica. 2 febbraio, una data abbastanza recente che tutti ricordiamo anche come l'ultimo massimo dei listini nordamericani, parliamo di qualche giorno fa. Il 2 febbraio il dollaro fa un minimo significativo e da allora inizia a rimbalzare. E poiché i mercati azionari sono correlati inversamente, iniziano a decelerare gli americani, e guardate cosa succede: il dollaro inizia a rimbalzare, l'oro inizia a venire giù in maniera pesante. E allora, perché oggi ho voluto fare questo focus, Manuela? Perché le persone a volte ti scrivono privatamente, nei social e quant'altro, ma come spiega questo crollo del gold? Non è un crollo del gold, è una fisiologica reazione contraria che si scatena quasi sempre, certezze non appartengono a questo mondo, quando il dollaro fa dei movimenti molto forti. Se il dollaro sale, l'oro scende. Se il dollaro scende, se sentite al telegiornale o dalla Manuela, continua l'indebolimento del biglietto verde, comprate oro. Ok. Quindi insomma, questa correlazione dimostra appunto quello che stavi dicendo tu, Pietro, che non è l'oro che sta cascando e sta crollando. Quindi occorre guardarlo in modo diverso, mi verrebbe da dire. Io non credo che quello che ho detto oggi poi denoti la necessità di diventare degli specialisti incredibili, però a volte mi fanno sorridere dei cosiddetti esperti di questi settori perché parlano dell'oro come se fosse un asset a sé stante. Io il consiglio che do a tutti è non valutate mai il gold senza dare un'occhiata al biglietto verde, perché come questo grafico vi sta mostrando, chiaramente andando indietro nel tempo la storia non cambia. La correlazione inversa è fortissima e saperla monitorare, valutare, osservare prima di muoversi vi dà un vantaggio, vi dà un delta, vi dà, come dire, una chance in più di indovinare il giusto modo di comportarsi se in acquisto o in vendita sul gold. E ripeto, non ci sono grafici che tengano, non ci sono miniere che tengano, perché quelli sono eventi occasionali. Questa è Certo. invece una correlazione storica, non si discute, è logica ed è evidente. Certo, infatti c'è un amico che chiede proprio, cioè dice proprio che avrebbe voluto chiederti dell'oro, come la vedevi, insomma abbiamo già risposto a questa domanda. Perfetto. Pietro, ti faccio un'altra domanda sui mercati in generale, perché mi è arrivata questa riflessione da alcuni messaggi che sto leggendo, più che altro scambio di opinioni tra gli amici che scrivono nella nostra live chat, no? Dicono, ma oggi però i futures di Wall Street americani sono in calo, l'Europa invece è ben impostata. Abbiamo il nostro indice, il FTSE MIB, che se non ho visto male al momento è il migliore. No, forse non è il migliore, ma beh sì, penso che sia la piazza più o meno migliore della giornata. Comunque il FTSE MIB che dall'inizio di quest'anno ha portato a segno un'ottima performance.
Appunto, dicevo, ieri Wall Street positiva, in generale il trend dei mercati in questo avvio di anno è buono. Sono un po' schizofrenici però, perché poi sentiamo appunto, non so se sono le notizie o se sono cosa viene prima, insomma, timori per l'inflazione, timori per le banche centrali, poi mercati che invece sembrano andare per i fatti loro, quindi fondamentalmente senza badare troppo a eventuali dichiarazioni dei rappresentanti delle banche centrali e a quelle che potrebbero essere delle future mosse. Insomma, in che fase siamo, Pietro? Siamo in una fase in cui il pallino ce l'ha la liquidità, cash is the king, e siamo in una fase in cui l'aggressività delle banche centrali ha determinato sul fronte tassi e rendimento fisso dei movimenti abbastanza importanti. Questa è un'altra variabile da tenere nella dovuta considerazione, con tassi di interesse che tenderanno a salire, anche se in maniera più moderata rispetto al recente passato. L'attrazione del mercato obbligazionario, che era stata completamente persa con i tassi a zero, ritornerà. Sarà sempre più efficace o penetrante l'attività di chi sollecita risparmio gestito nel presentare un'alternativa al mercato azionario, che in passato non c'era. In passato o investivi nel rischio o i soldi valevano zero, addirittura avevi un saldo negativo sul conto corrente. Oggi Certo. attenzione perché nel parterre dei mercati finanziari arrivano le obbligazioni. Che siano emissioni governative con tassi sul decennale del 3-4% abbastanza facilmente, come dire, riscontrabili, che siano addirittura quelle private o subordinate con tassi molto più elevati, se non sbaglio intese, è uscito con un 6% recentemente. Ecco, inizia ad esserci un'alternativa per il vecchio popolo dei bonds, e questa alternativa alla lunga dovrebbe drenare liquidità del mercato azionario. Dovrebbe drenare la liquidità. Il problema è che, come spesso accade quando la curva dei rendimenti si modifica, la prima fase l'abbiamo già vista e vissuta. Adesso c'è un po' di problema per chi è ancora in pancia alle vecchie obbligazioni e se ne deve liberare. Quindi il mercato, secondo me, sull'obbligazionario è in una fase tecnica di assorbimento vecchie posizioni e di rollover sulle nuove. Quando Certo. questa dinamica sarà completa, io mi aspetto grandi flussi sulle obbligazioni. E a quel punto l'azionario dovrebbe soffrire, ma non è il momento ancora. Ecco, a proposito di obbligazionario azionario, Augusto scrive il Bund 10 anni, ora è al 2,5%, andrà al 3% di rendimento come i tassi BCE. Grazie, un caro saluto. Cosa ne pensi? Ma io credo che, come dicevo poc'anzi, la dinamica più violenta, sia in fase di assorbimento, no? Questo cambio, direi, generazionale fra le vecchie scadenze e le nuove, quindi è quasi completato, il che giustifica anche, se vogliamo, una quasi estenuante lateralizzazione a cui assistiamo proprio sul Bund da ottobre in poi. Io sono confidente che questa sia un'area di rilancio per il Bund, quindi direi di sì, mi aspetto che possa ritornare a dare delle soddisfazioni, però lo ripeto, è un ragionamento da grandi tecnici, io sono più esperto sull'equity evidentemente perché ci lavoro di più, la mia è solo una percezione grafico-visiva e vedo un grande laterale. Ho imparato, grazie all'analisi tecnica, che il laterale estenuante annoia, ma è anche foriero poi di grande direzione. Quindi per me sul mondo obbligazionario sta per arrivare qualcosa e di molto potente Sì. e teoricamente mi aspetto che sia rialzista.